Cosa fare per Halloween? Eventi da brivido in tante città italiane. Se ancora non sapete che cosa fare per Halloween, ecco alcuni spunti tra i tantissimi eventi e feste a tema che costelleranno le città italiane da nord a sud il 31 ottobre. Siete pronti a indossare il vostro costume a festeggiamenti da brivido? Che cosa fare per Halloween? Gli eventi in città. Halloween, sicuramente, è una festa che piace tantissimo ai bambini, ma non solo. Da quando questa tradizione, festeggiata in grande stile soprattutto dagli americani, si è diffusa anche in Italia, durante il mese di ottobre i supermercati si riempiono di gigantesche zucche e di costumi da brivido, mentre in città sorgono tantissime feste a tema per ogni età. Oltre a scavare e a decorare il vostro personalissimo jack-o'-lantern, ecco cosa fare per Halloween, preparandosi a divertimenti da paura. A Venezia, per esempio, potrete partecipare a uno spaventoso tour tra le calli, dove nottetempo potrete ascoltare le storie e le leggende di spettri e fantasmi che si aggirano o affiorano sui canali della città, accompagnando la passeggiata con ottime degustazioni nei baccari veneziani. Proseguiamo con i tour a tema, a Milano, potrete seguire una vera esperta di misteri, Valeria Celsi, che vi porterà a scoprire i luoghi più paurosi della città lombarda. Un esempio su tutti. Il Parco Sempione sarà una tappa fissa, visto che pare sia infestato dal fantasma più famoso di tutti, la Dama Velata. Se al posto di una passeggiata, invece, volete muovervi ancora di più, allora la vostra tappa ideale potrebbe essere la Brianza, al Parco di Monza, infatti, verrà organizzata la Halloween Back and Run divisa in due percorsi, uno da 7 e uno da 14 km. Halloween nei castelli, quale location migliore? Castelli e borghi medievali, con la loro atmosfera dal sapore antico e ricca di antri bui e paurosi, sono location perfette per trascorrere Halloween. Al Castello Bevilacqua, in provincia di Verona, la festa a tema prevedrà una cena a base di zucca nelle sale più belle del castello, lo spettacolo del fuoco e la possibilità di dormire tra le antiche mura. Che dire, poi, del borgo medievale di Grazzano Visconti, vicino a Piacenza, che ospiterà streghe e maghi durante il giorno e vi condurrà in una fiaccolata notturna nel parco del castello, tra spettri e fantasmi, in un'atmosfera davvero suggestiva. Infine, siamo sicuri che conoscete una delle leggende, o storie vere, più spaventose della cultura italiana. Non indovinate? Stiamo parlando del fantasma di Azzurrina, i più coraggiosi potranno visitare la sua antica dimora, ovvero il castello di Montebello a Rimini, fino all'ora delle streghe. Halloween per bambini, le feste nei parchi di divertimento. Infine, torniamo al discorso d'apertura, Halloween piace a tutti. Ma sono i bambini i veri protagonisti di questa festa da brivido. Quindi, cosa fare il 31 ottobre? Sono tanti, in Italia, i parchi di divertimenti aperti per l'occasione, da Gardaland, a Mirabilandia, a Rainbow Magic Land vi imbatterete in streghe, maghi, mostri e zombie sui viottoli che vi portano alle attrazioni, molte delle quali saranno più paurose e adrenaliniche del solito. Come? Non resta che scoprirlo, buon Halloween a tutti!